L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno professore. Ecco. Allora, ieri la Cassazione civile ha messo la parola fine, ripeto, la Cassazione civile sulla su Ustica. Dopo 32 anni il pronunciamento finale che dice in sostanza che lo Stato non garantì la sicurezza e il DC9 dell'Itavia fu abbattuto, quindi le vittime dovranno essere risarcite dallo Stato. Ecco, secondo lei come mai la Cassazione civile è riuscita a mettere un punto a questa vicenda mentre il resto è tutto opaco, ancora avvolto nel mistero? Ma io ero membro della commissione stragi e andammo a vedere la carcassa dell'aereo, sì. E ci occupammo anche come commissione parlamentare di quella vicenda, dove erano diverse le interpretazioni, ma una di quelle faceva riferimento più che a un'azione esterna di siluramento, come una specie di tirassegno, a una esplosione a bordo per del materiale di esplosivo che appunto sarebbe saltato dentro, cosa che mi sembra ancora abbastanza probabile, più che un colpo esterno, per cui è evidente che la ricostruzione e la valutazione di come accadde questa tragedia è una cosa che non è stata tecnicamente risolta. La soluzione della Cassazione civile fa riferimento alla richiesta di danni, perché come accade in ogni incidente aereo ci sono delle vittime che sono ovviamente incolpevoli e che qualcuno deve risarcire. Normalmente l'assicurazione che lo fa. In questo caso la soluzione ha un carattere interpretativo, nel senso che fa riferimento alla insufficiente difesa di un aereo civile su un territorio o anche in cielo che dovrebbe essere garantito, e in sé è impeccabile. Bisogna però immaginare che la cosa sia avvenuta non nel senso che prima ho accennato, cioè di un'esplosione a bordo, ma con un missile che ha sbagliato obiettivo e invece di colpire non so quale, la quale cosa, messa in questi termini, è ovvio che indica una responsabilità o comunque una situazione totalmente imprevedibile, che però è accaduta. Quindi diciamo che credo che la sentenza sia corretta rispetto al dato da cui parte, cioè la premessa da cui parte. È discutibile che sia quella veramente la verità, per cui se uno immagina che è un missile, è evidente che un missile che colpisce un aereo civile determina una dimostrazione sostanziale che non c'è stata una sufficiente garanzia di sicurezza, insomma. Ecco, c'era Priore che era quasi convinto ormai che si fosse trattata di una battaglia aerea. Sì, infatti io mi ricordo che era uno dei magistrati con cui abbiamo dialogato, però appunto non c'è una certezza matematica di quello che è avvenuto. E allora, se si conclude in questi termini, la sentenza della Cassazione è assolutamente indiscutibile, però è vero che secondo me non è una ricostruzione così certa, e comunque siccome le vittime ci sono è giusto che vengano risarcite, quindi le famiglie dei morti in una situazione di pace con un atto di guerra che ha determinato la loro vicenda tragica è un'anomalia tale che deve vedere qualcuno che se io non sono garantito come cittadino di non essere nelle condizioni di patire una violenza di guerra quando non c'è la guerra, e quindi in questo caso questo è avvenuto, quindi credo che la soluzione del risarcimento a
cui la Cassazione sottopone lo Stato sia tecnicamente corretta. Un'altra, come dire, un'altra pagina che comunque rimane un po' incerta di questi fatti che un po' hanno seguito. La certezza assoluta non ci può essere, perché la discussione, quando appunto fu fatta molti anni fa in commissione stragi alla Camera dei Deputati, era legata alle diverse valutazioni dei periti, cioè come fosse avvenuto l'incidente. Insomma, se si sceglie quello che stiamo dicendo, cioè l'attacco aereo, è chiaro che quell'aereo è stato, l'aereo civile è stato, certo, esposto a una violenza che non doveva essere possibile, invece è accaduta. Se c'era della bomba, se c'erano delle bombe a bordo, e questo è chiaro che non può essere lo Stato a pagare perché ci sono delle bombe a bordo, no? Quindi questo rimane il dubbio, che non credo sia stato tecnicamente risolto, tanto che appunto si era andato a vedere la carcassa per capire se il tipo di rottura fosse determinato da una esplosione che aveva fatto saltare la carlinga, ovvero se fosse determinata, quando hanno trovato i pezzi, dalla caduta a terra o da un attacco appunto esterno che avesse colpito lo scafo, insomma. Quindi i morti furono 81, sì. E una delle conseguenze di questa drammatica, di questo drammatico evento è stata anche, come dire, il fallimento dell'Italia, perché in un primo momento si parlò addirittura di cedimento strutturale, si ricorda? Sì, anche quella era una ipotesi, sì, che si erano fatte. Sì. Cedimento strutturale, bomba o battaglia aerea, comunque, insomma. Però la scelta della battaglia aerea come, diciamo, causa dell'abbattimento porta direttamente a quella conclusione della Corte, della Cassazione, non c'è dubbio. Però appunto